Un nuovo oratorio che cresce, una comunità in festa per questa prima pietra, un segno di speranza. Sì, un segno di speranza perché proietta nel futuro tutto ciò che ha a che fare non solo con le giovani generazioni, ma con l'impegno della comunità nei loro confronti. Si rappresenta un investimento sul futuro, significa costruire il futuro, darsi un futuro. In un tempo in cui, anche per ragioni molto comprensibili, siamo tutti concentrati sul presente, col rischio proprio di vivere alla giornata, questi impegni, questi sforzi di una comunità invece vanno controcorrente, cioè nel dire non si esaurisce tutto oggi, stiamo costruendo qualche cosa che ha il suo valore nel domani, quindi in giovani generazioni che non vogliamo abbandonare se stesse, ma accompagnare con tutte quelle caratteristiche che sono proprie della tradizione oratoriana, perché diventino uomini ricchi e donne ricche di umanità e anche cristiani capaci di dare del Vangelo una testimonianza efficace in questo mondo. E nella sua omelia durante la celebrazione nella parrocchiale ha ricordato la tradizione di lavoro e soprattutto di fede delle comunità della Val Gandino. L'oratorio, ha detto, è anche deve rappresentare anche la croce di Cristo, deve essere quello il nostro segno, quella la nostra speranza. Sì, a mio giudizio l'oratorio ha rappresentato sempre, ma deve ancora rappresentare uno spazio di accoglienza per tutti. Però dico molto spesso l'oratorio non è una scatola vuota, all'interno dell'oratorio c'è una proposta, non dico forte, dico fortissima, che è quella del Vangelo che trova nella croce di Cristo il suo segno più intenso. Quando diciamo croce, ci tengo a dirlo, non rammentiamo soltanto il dolore del mondo e quello di tantissime persone, stiamo rappresentando la forza dell'amore di Dio e l'oratorio in ultima analisi attraverso la comunità che lo edifica e che poi lo anima è una rappresentazione concreta dell'amore di Dio così come ci è stato raccontato nella vicenda di Cristo e della sua croce e risurrezione.